telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo a Cagli per un High Level Dissemination Meeting, una riunione di divulgazione ad alto livello dove il focus dell'attenzione sarà sull'accessibilità del turismo all'Unione Catria e Nerone, in particolare riguardanti i turisti che viaggiano con i loro cani e i turisti ipovedenti e non vedenti. State con noi. Per quanto riguarda le opportunità future, sicuramente ci saranno delle nuove call del programma Interreg Italia-Croazia, usciranno nel secondo semestre del 2025 e saranno di nuovo per progetti di piccola scala, ma anche per progetti standard, che quindi sono progetti con budget maggiori, numero di partner maggiori. E come vedete poi siamo alla fine, perché i progetti di capitalizzazione di solito sono per gli enti che hanno già avuto il finanziamento di progetti, per cui sicuramente è un'opportunità da non perdere, da valutare con serietà. Spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è un High Level Dissemination Meeting. Gli High Level Dissemination Meeting sono degli eventi locali che hanno l'obiettivo di comunicare i risultati dei progetti, in questo caso Omnis, il progetto europeo di cui è stato organizzato l'evento, e disseminare tra gli stakeholder, quindi portatori di interessi locali, i risultati del progetto, in modo tale che questi risultati siano poi applicati. E parlavamo anche di Europa, opportunità europee, ci racconti? Allora, Sinergia Consulenze, per cui è l'azienda per cui io lavoro e si occupa della gestione dell'Ufficio Europa qui per l'Unione Montana della Catria e Nerone. Nell'ambito dell'Ufficio Europa è stato scritto il progetto Omnis, che è stata un'opportunità nell'ambito del programma Interreg, che è un programma di cooperazione tra l'Italia e la Croazia. Questo programma dà l'opportunità a degli enti pubblici e privati di collaborare per risolvere problematiche comuni. In questo caso, per il progetto Omnis, si è trattata la tematica del turismo e di promuovere il turismo in queste aree interne che hanno tanto disponibile dal punto di vista turistico, ma è poco valorizzato, è poco promosso, poco conosciuto. Quindi si parla anche di uno scambio in questo caso, giusto? Sì, di uno scambio di conoscenze e di idee, e quindi il vantaggio di avere un ufficio Europa, in particolare per gli enti pubblici, è quello di avere già consulenti con una expertise, delle conoscenze tali che possono essere utili sia nella fase di scrittura del progetto, ma anche di valutazione dell'idea, di capire se procedere o no, come creare un progetto competitivo, e poi anche nella gestione successiva dei progetti. Quante sono le opportunità in questo settore? A livello europeo le opportunità sono tantissime, quindi spesso ci si sente un po' persi quando si vedono titoli di programmi, soprattutto in inglese. Abbiamo in questo caso la cooperazione transfrontaliera, che di solito coinvolge due stati, abbiamo la cooperazione transnazionale, che coinvolge aree molto più vaste, da Albania, Montenegro, Italia, Croazia, Grecia. Quindi sempre quello che dico, avere un supporto in questo caso per non perdersi in questa marea di informazioni, di bandi. In questo caso come possono fare chi volesse appunto far parte di questo progetto? E per far parte del progetto, ormai il progetto è in conclusione. Per cui, altri progetti, per altre progetti, sinergie. E si può contattare, nel caso c'è una mail di progetto, si può contattare l'Ufficio Europa, e anche se poi chi si volesse rivolgere a noi sinergie, abbiamo il nostro sito, i nostri contatti. Qual è il sito? Si chiama sinergiaconsulenze.com. Noi questo territorio, quindi l'Appennino Basso Pesarese Anconetano, che conta i comuni di Acqualagna, Cantiano, Piobbico, Frontone, Serra, Apecchio e Cagli, Sassoferrato e Arcevia, sono stati individuati come area pilota, la prima area della Regione Marche, su una progettualità nazionale, che è la strategia nazionale delle aree interne. È un'idea dell'allora ministro Barca,
che ha come principio la difesa demografica dei territori delle aree interne, quindi non solo della nostra ma di tutto l'Appennino nazionale. Cosa dice questa strategia? La filosofia è di dire: la residenzialità esiste se c'è intanto un livello minimo di servizio. Quindi sui tre asset strategici che sono sanità, istruzione e mobilità, i servizi vanno mantenuti in queste aree anche se in perdita. Presidente, quali sono gli obiettivi del meeting di oggi? Sì, ecco, raccontare quello che è un progetto turistico per tutti. Omnis è proprio il titolo che racconta questa esperienza, questo progetto che va oltre i nostri confini, un bando europeo per l'accessibilità di tutti. I nostri luoghi, quelli del Catri del Nerone, unitamente alle coste dell'altra parte dell'Adriatico, devono diventare un luogo di accoglienza per tutti e sapersi raccontare oltre, no, la vista, ma con altre, ecco, anche modalità di fruizione di questi territori che possono coglierne l'essenza dal punto di vista appunto del contatto, dell'esperienza, dell'olfatto, quindi assaggiare e vivere questi territori e renderli accoglibili per tutti, anche per chi portatore di alcune difficoltà visive e d'altro può trovare comunque accoglienza e aprirsi anche a delle tipologie di accompagnamento che possano portare anche gli animali dentro le nostre strutture ricettive, quindi aprirsi a un target di riferimento che finora non era stato considerato ma che può trovare in questi luoghi in cui il turismo è un turismo slow, lento, accogliente, una destinazione naturale. E il focus dell'attenzione è proprio questo, sui turisti che vengono con i loro animali e anche sui turisti non vedenti e ipovedenti. Esatto, ecco, forse non siamo neanche abituati, per noi il turismo è un turista generico, ma di turismi ce ne sono di diversi tipi, quindi questi territori che sono vocati a dei target precisi, quindi non ai grandi numeri ma a un turismo di qualità, devono essere pronti anche ad accogliere particolari segmenti e portatori di interesse che sappiano comunque visitare ed apprezzare queste nostre eccellenze. La scelta che abbiamo fatto è stata quella di lavorare su questi concetti qua, di accessibilità e di competitività, che significa che la destinazione turistica, nello specifico ovviamente della zona dell'Unione Montana, delle Alte Marche e siccome il partenariato è italiano e croato anche della provincia di Spalato in Croazia, hanno necessità queste destinazioni di diventare sempre più competitive a livello globale, perché ovviamente il turismo sta diventando, diciamo, una arena globale, non soltanto una competizione locale o nazionale, ma anche basarci sul concetto di accessibilità, di esperienze per tutti, con un termine tecnico che sono le esigenze speciali. Quali sono gli step di questo progetto? Il progetto è composto da tre parti, in particolare divise in semestri. Il totale dei 18 mesi è stato diviso nel primo semestre con attività dedicate alla ricerca scientifica proprio sulle esigenze delle persone con disabilità e che viaggiano con il cane, da parte di uno dei tre partner di progetto che si chiama Risposte Turismo, con sede a Venezia, che è proprio esperto in questo tipo di ricerche. La seconda parte invece è stata affidata al partner croato, che è un tour operator che si chiama Shuttle, che di Spalato, che si è occupato di creare sia per l'Italia che per la Croazia insieme con noi gli itinerari e le proposte dei pacchetti turistici che descrivevano appunto delle ipotesi di viaggio per queste due tematiche.
e invece la terza parte che stiamo realizzando adesso è quella di disseminazione, come vedete anche dall'evento di oggi, e comprende anche sia la creazione e l'ideazione di un logotipo, di un sito internet completamente accessibile per la disabilità e della costituzione, diciamo, di una sorta di community pubblico-privata di persone interessate a queste tematiche che saranno informate successivamente tramite appunto una semplice newsletter proprio sulle buone pratiche relative a queste due tematiche. Progetto quindi Omnis, che significa? Chiaramente significa tutti, questo perché il concetto base all'interno del progetto è quello di inclusività, cioè dare la possibilità anche a persone con esigenze speciali di fruire del nostro territorio. E ci spieghi anche, spieghiamo ai nostri telespettatori la partnership con la Croazia, in che cosa consiste? Allora, il progetto è un progetto di cooperazione Italia-Croazia, significa che l'Unione Europea investe insieme con noi nell'uniformare i servizi, in questo caso i servizi turistici, tra le due sponde dell'Adriatico. Questo perché mentre noi siamo un po' campanilisti, no? E vediamo il nostro territorio, le regioni, no? Le destinazioni locali, in realtà abbiamo per un turista internazionale europeo l'Europa è una unica destinazione turistica, quindi i servizi che loro si aspettano da noi potrebbero essere gli stessi che si aspettano dai croati, e quindi il motivo è proprio questo. Quindi al centro di tutto c'è anche uno scambio di idee per migliorare il proprio turismo. Sì, esatto, oggi abbiamo assistito anche a un'intervista da parte della dottoressa Mencarini, che è la presidente dell'associazione dell'Unione Ciechi Ipovedenti della provincia di Pesaro Urbino, che ci ha proprio raccontato come loro, insieme con l'associazione locale croata omologa, si sono confrontati proprio su questo tema. Quindi proprio su... Dopo li intervisteremo. Esatto. E a proposito di interviste, oggi abbiamo avuto anche dei collegamenti online. Sì, oggi abbiamo avuto la fortuna di avere online, oltre la dottoressa Marchegiani della Regione Marche, dirigente della Regione Marche, che ha dato alcuni spunti, insomma, per trasformare questo progetto pilota in qualcosa che può essere di valore proprio anche a livello regionale. E poi abbiamo avuto Domenico Sarleti, che è il CEO e founder di TripDog, che è la community italiana più grande e più estesa di persone che viaggiano con il cane, e fa anche attività di organizzazione di viaggi di tour operator proprio con il cane, quindi fa formazione anche agli operatori turistici per capire come accogliere prima il cane e poi chi accompagna il cane. E questo è molto importante soprattutto dare tutte le informazioni all'utente che a casa deve partire, perché più informazioni si hanno e più è facile capire se il viaggio può essere affrontato o no, sia con il cane che per le persone non vedenti o ipovedenti. Esatto, quello che è emerso anche dal confronto di oggi è proprio questo, che non essendoci una certificazione, diciamo, di accessibilità per la disabilità visiva, per esempio per chi viaggia col cane, la cosa più importante è avere la più ampia e estesa informazione dei singoli servizi, perché chi ha un'esigenza speciale ha proprio l'interesse di sapere che le sue esigenze sono rispettate e quindi viaggia solo se si sente rassicurato. E Domenico ha fatto un esempio molto importante, ha detto: se io devo entrare con il mio cane in un luogo dove non so se posso o non posso entrare, ha detto, io chiaramente faccio 40 telefonate per capirlo, ma magari un olandese che arriva in Italia non si mette a fare 40 telefonate. Esatto, e proprio appunto anche per un discorso di turismo di internazionale, o anche proprio perché non siamo più abituati nemmeno, no, a fare questa cosa di chiamare per sapere, esatto. No? Posso portare il cane, posso venire, no? È tutto su internet, quindi il fatto che non ci sia un'informazione in realtà è come se non ci fosse il servizio. Esatto, quindi fondamentale dare l'informazione. Per chi volesse collaborare con voi oppure darvi anche delle idee per qualche progetto,
progetto, per nuovo progetto, per nuovi progetti o per quello in corso? Come deve fare? Sì, allora, tutte le attività di progetto sono ovviamente nel sito di progetto che potete appunto visionare, dove trovate anche i contatti, indirizzo email, e vi ricordo che il soggetto capofila è l'Unione Montana Caterenone, per cui i responsabili qui dell'Unione Montana hanno tutte le informazioni. E la cosa importante è che i telespettatori che ci stanno guardando possono dare anche delle idee, giusto? Esatto, allora il progetto, questo specifico progetto Omnis, terminerà il 31 dicembre 2024, ma appunto grazie proprio all'intervento dell'Unione Montana e degli operatori locali che si sono molto interessati alla tematica, sicuramente proseguiremo con attività locali sul territorio, per cui è molto importante appunto che tanti siano a conoscenza del lavoro che stiamo facendo e partecipino con noi per migliorare i servizi locali. Circa l'80% delle persone con disabilità in Italia è completamente inattivo, e attualmente in Italia ci sono circa 3 milioni di persone con disabilità permanente, e di questi 600.000 vivono una situazione di grave isolamento. Il turismo accessibile si prevede nel 2050 raggiungerà il 31,8%, significa che una persona su tre in Italia più o meno farà parte del target di turismo accessibile. La domanda di turismo potenziale l'aveva presentata Gianmarco, in Europa è circa il 17% della popolazione mondiale, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che siamo un popolo che sta invecchiando. In Europa, in Italia ancora di più, addirittura raggiungeremo la popolazione over 65, rappresenterà il 32,6%, il che significa che di nuovo chi raggiunge una certa età ha le stesse esigenze di una persona con disabilità, inizia ad avere le stesse esigenze. Il turismo potenziale in Italia di turismo accessibile è 11,48 milioni di persone. Perché si passa da 3 milioni di persone con disabilità a un potenziale di 11,48 milioni di persone? Perché una persona con disabilità solitamente non viaggia mai da sola, viaggia sempre accompagnata da circa 3,5 persone, e quelle persone che accompagnano una persona con disabilità in quel momento fanno parte del target di turismo accessibile, perché hanno le stesse esigenze della persona con disabilità. Direttore, il ruolo di Confesercenti in questo progetto? Come Confesercenti, quindi come associazione di categoria, nel momento in cui l'Unione Montana, che ringrazio pubblicamente, ci hai coinvolto in questo progetto, l'abbiamo accolto subito con entusiasmo, perché ne abbiamo capito le finalità e la bontà. Il nostro ruolo è quello di fare da trade union tra il pubblico e il privato, in questo caso l'Unione Montana e gli esercenti, quindi commercianti, gli operatori della ristorazione e dell'accoglienza. Anche perché durante l'incontro questo tema è stato molto importante e se ne è parlato, perché il privato e il pubblico devono necessariamente cooperare tra di loro, se non c'è questa sinergia è proprio difficile che il turista si trovi bene. Assolutamente sì, è una sinergia che va ritrovata, perché la promozione turistica va fatta, ma va fatta in maniera qualitativa, va riproposta un turismo di qualità, e per fare questo ci vuole assolutamente sinergia tra pubblico e privato. Facciamo un esempio ai nostri telespettatori: se per esempio ci si trova benissimo in albergo ma magari non è possibile fare una camminata perché non è stata organizzata, chiaramente l'utente si trova in difficoltà. Si trova in difficoltà perché il turismo sta cambiando, bisogna adeguarsi alle esigenze di mercato. Ad oggi non basta più accogliere il turista in una struttura e poi lasciar che di per sé, no, si adatti e quindi trovi la sua esperienza. Ad oggi il turismo vuole un pacchetto completo, e il pacchetto va formulato in base alle esigenze del turista. In questo caso il turismo legato ai non vedenti, ipovedenti e i turisti accompagnati dal cane. E ci siamo resi conto che nei nostri territori, soprattutto i territori delle aree interne, c'è veramente tanto da fare, sia in termini qualitativi dei servizi offerti, ma anche in termini della proposta delle strutture che noi offriamo al turista. Vanno ricercate formule di finanziamento, di contribuzione private e pubbliche che possano rendere le nostre strutture più attrattive e concorrenziali al mercato. Stiamo collaborando con diverse, anche con le altre comunità montane, con diverse associazioni, e ci sono molti sentieri che sono stati resi accessibili. Cosa invece che non succede nelle strutture private di ricezione? Perché se io arrivo e ho un bel sentiero naturalistico accessibile, ma poi non riesco ad entrare in un albergo o non riesco a comunicare con l'albergo in maniera accessibile, o l'albergatore stesso supplisce a queste mancanze con grande disponibilità, però non mi permette di arrivare al
sentiero naturalistico o alla struttura culturale e accessibile, e nelle nostre zone ce ne sono molte. Ecco, l'importante invece di questa sinergia, perché sennò si rischia di creare delle cattedrali nel deserto. Ecco, questo lo dico proprio come portatrice di interesse. Raccontiamo l'esperienza che ha fatto in Croazia, perché a proposito di questo progetto lei è andata in Croazia e poi ha accolto la delegazione croata qui in Italia. Ci racconti. Allora, è stata un'esperienza positiva, come tutte le esperienze di conoscenza e soprattutto di viaggio sono sempre esperienze positive. Esiste anche in Croazia un'associazione gemella della nostra, diciamo, quindi, che si occupa di persone con disabilità visive, che ha più o meno gli stessi obiettivi e anche, diciamo, le stesse strategie. Sono stati 3 giorni in cui abbiamo potuto testare in qualche modo l'accessibilità e la fruibilità del paese. Ora, la Croazia non è sicuramente avanti a noi, ma non è neanche, diciamo, troppo indietro. Si stanno muovendo come ci stiamo muovendo noi, cercando di rendere accessibile e fruibile soprattutto il patrimonio culturale, i monumenti, i musei e i luoghi pubblici di attrazione. Abbiamo ad esempio visto il palazzo di Diocleziano in un bel plastico realizzato veramente bene, e in cui abbiamo potuto leggere con le nostre mani tutta la struttura del palazzo. E scelta molto importante, secondo me, e anche molto positiva, è stata l'essere guidati da una ragazza, una guida con disabilità visiva. Quindi una guida museale con disabilità visiva, direi che sono forse qui più all'avanguardia rispetto a noi. Da noi c'è ancora un pochino di reticenza in questo campo, e invece loro hanno già delle ragazze con disabilità visiva che fanno le guide ai musei e ai luoghi di attrazione culturale. E un'altra cosa che è venuta fuori in questo meeting è che le persone con disabilità viaggiano tantissimo. Sì, allora, i viaggiatori con disabilità visiva sono sicuramente in aumento esponenziale, e la fascia turistica che riguarda le persone con disabilità sicuramente rappresenta un mercato molto molto importante, sia attuale ma soprattutto per il futuro. All'interno poi della disabilità, le persone che viaggiano di più sono le persone con disabilità visiva, perché comunque appartiene alla disabilità visiva la curiosità del conoscere, no? Dello sperimentare, quindi del viaggiare. E attualmente diciamo che si viaggia molto bene nei paesi del nord Europa e in Spagna. La Spagna è una realtà molto accessibile per la disabilità. Come organizzarsi per rendere più accessibile questo turismo? Da dove partire? Allora, una domanda. Io partirei, allora, innanzitutto da una sinergia pubblico e privato, perché non possiamo costruire cattedrali nel deserto. Quindi, se un albergo è accessibile a tutte le disabilità, ma poi attorno a sé non ha trasporti, non ha percorsi culturali accessibili, eccetera, rimane una cattedrale nel deserto. La stessa cosa all'inverso: se un museo è accessibile e quindi dà la possibilità a tutti di accedere all'arte, alla cultura, però poi attorno non ha trasporti e non ha alberghi accessibili, anche lì vediamo che qualcosa non funziona. E poi la cosa più importante è la formazione. La formazione che deve partire dalle scuole di settore, ma deve poi prendere tutti gli operatori, tutte le sfaccettature del turismo. Cioè, la formazione innanzitutto nelle scuole alberghiere, no? Sono loro che dovrebbero essere gli operatori turistici o comunque di accoglienza, no? Ristoratori, albergatori, ragazzi. Facciamo proprio l'esempio che ha fatto prima, quando per esempio arriva un non vedente accompagnato. Allora, arriva un non vedente, no, arriva un non vedente da solo, perché il non vedente accompagnato comunque è abbastanza indipendente, perché ha la persona che lo accompagna nei punti di interesse, eccetera. Ma il non vedente che scende da un taxi e ha il bastone bianco, quindi grazie alle indicazioni del tassista riesce a entrare nella porta dell'albergo,
E poi? Dove va? Cosa fa? Cosa deve fare? Che cosa gli succede? Allora lì una buona formazione degli operatori farà sì che l'operatore che è al ricevimento si renderà conto della persona che sta arrivando e quindi l'accoglierà con le dovute strategie, quindi accompagnandola oppure chiamandola, non so, benvenuta signora Mencarini, venga avanti diritto, segua la mia voce. Anche questo sono strategie molto semplici però molto efficaci. Perché noi oggi stiamo parlando di aree interne, stiamo parlando di montagna, di colline, ma di aree interne in generale. Secondo questa statistica di Village for All, che è uno degli enti certificatori più importanti in Italia appunto sull'accessibilità, al secondo posto dopo le località marine che hanno il 43%, con il 36% ci sono le località montane. Quindi le persone con disabilità dopo le località marine hanno come preferenza le località montane. E su una di quelle due cartine vedete quelli che sono ad oggi tutti i tour operator e agenzie di viaggio che lavorano per quanto riguarda le offerte turistiche, ma ho cercato di isolare quelle che fino alla nascita, se vogliamo, di Appennini for All lavoravano sul turismo montano. C'erano soltanto due realtà, tra l'altro istituzionali del Trentino Alto Adige, che offrivano vacanze, opportunità di vacanze per persone con disabilità in montagna. Quindi una domanda molto alta, abbiamo visto il potenziale sta crescendo, preferenze molto alte ma un'offerta veramente tendente allo zero, e da lì io ho cercato di ricoprire quel vuoto che c'era appunto tra offerta e domanda. Perché le persone con disabilità viaggiano poco o viaggiano di meno? Fondamentalmente per tre motivi: mancanza di informazione, assenza di accessibilità e per paura di incontrare personale poco preparato. Un tour operator inclusivo, raccontaci come organizzi i tuoi viaggi. Sì, noi abbiamo aperto Appennini for All, che è appunto un tour operator inclusivo, perché non si occupa soltanto di persone con disabilità ma anche di persone con disabilità, perché abbiamo fatto dell'inclusività la nostra parola chiave, cioè cercando di rendere fruibili per tutti le esperienze in natura e in montagna. Come le organizziamo? Le organizziamo cercando di curare il dettaglio e le informazioni, cercando quelle che sono le destinazioni turistiche, le offerte turistiche che siano veramente fruibili per tutti. Il problema più grande che troviamo attualmente sono le strutture ricettive, soprattutto per persone con disabilità motoria, perché lavorando nelle aree interne molte delle strutture ricettive sono a conduzione familiare e sono piccole, quindi spesso è difficile trovare stanze realmente accessibili. Altra difficoltà è trovare personale preparato, perché noi come tour operator ovviamente ci forniamo di fornitori di servizi e è difficile trovare persone che abbiano già esperienza con persone con disabilità, e per questo facciamo anche molte attività di formazione per cercare di preparare il personale ad accogliere anche persone con disabilità che non siano solo quelle motorie ma anche disabilità sensoriali o disabilità cognitive. E vorrei portare nuovamente l'attenzione, ne abbiamo parlato tanto oggi, del dettaglio, dell'importanza del dettaglio nell'informazione. Sì, partiamo dal presupposto che non esistono strumenti o indici per misurare l'accessibilità, quindi l'accessibilità come si misura? Dando informazioni, più informazioni e dettagli possibili. Poi sarà l'utente stesso o chi per lui che deciderà se quell'esperienza, se quella struttura ricettiva, se quell'offerta è accessibile o meno. Raccontiamo l'esperienza delle grotte di Frasassi. Sì, le grotte di Frasassi è stata una bellissima esperienza che abbiamo fatto più o meno un mese fa, quando sotto invito di un gruppo di amici, tra cui un ragazzo con disabilità motoria, ci hanno chiesto appunto di creare un pacchetto turistico per loro. E io insieme a un tour operator marchigiano, ecco, abbiamo pianificato questo viaggio e la domenica abbiamo voluto far visitare tutte e cinque le sale delle grotte di Frasassi a un ragazzo con disabilità motoria. Come avete fatto? Raccontaci. L'abbiamo fatto con l'ausilio della Giolette. La Giolette è uno speciale ausilio, una sorta di sedia a rotelle con una sola ruota che attraversa almeno due conduttori, permette alle persone con disabilità motoria di andare in qualsiasi sentiero, anche montano. Nel caso delle grotte di Frasassi ovviamente non eravamo solo due conduttori, ma per farlo in massima sicurezza eravamo sei, quindi uno davanti, uno dietro e due laterali che sollevavano la Giolette e hanno permesso appunto ad Andrea, questo ragazzo con disabilità motoria, di poter visitare tutte e cinque le sale. Si vede che ci metti la passione, si
legge nei tuoi occhi la tua anima, e questo è bellissimo. Fai dei regali tutti i giorni a queste persone. Sì, diciamo che il progetto me lo sono inventato da zero io, quindi l'ho creato io 3 anni e mezzo fa, quindi lo sento molto mio e lo faccio con molta passione. E poi ecco, è un progetto che regala emozioni, ma non soltanto a chi partecipa, ma anche a noi che andiamo e stiamo in montagna quasi tutti i giorni con persone con disabilità. Per chi volesse contattarti? Sì, allora noi abbiamo il sito, che ovviamente dove sono tutte le offerte commerciali, è www.appenniniforall.com. Invece le pagine social, sia Facebook che Instagram, sono aggiornate a livello quotidiano, dove potete vedere tutto quello che abbiamo fatto e quello che andremo a fare. Appena terminato il meeting qui dalla sede dell'Unione Montana è tutto, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.